Brescia e provincia, soprattutto le zone turistiche osservate speciali in questa seconda Pasqua in lockdown a causa della pandemia. Centinaia di controlli sono in atto, lo saranno per tutto il periodo delle festività. Al lavoro i carabinieri, anche in Valle Camonica, quelli della Compagnia di Brenno stanno presidiando il territorio, anche la Polizia Stradale locale e la Guardia di Finanza. Per garantire i controlli le forze dell'ordine stanno mettendo in campo tutti gli strumenti a loro disposizione, tradizionali pattugliamenti, ma anche l'utilizzo di droni ed elicotteri posti di blocco. Sulle strade della Valle Camonica, sia lungo la statale 42 in media ad alta Valle Camonica, sia sugli snodi della Bassa Valle. Già da questo sabato il capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Brenno, ha messo al lavoro numerose pattuglie. I controlli sono necessari per evitare assembramenti e spostamenti non concessi, anche se pare che al momento non si siano registrate particolari criticità. I controlli comunque proseguiranno per tutta questa domenica, anche in orari serali e notturni, e per tutto il lunedì di Pasquetta, tradizionale giornata di picnic e gite fuori porta che quest'anno purtroppo non saranno consentite. Lo scorso anno in piena chiusura non c'era davvero nessuno sulle strade. Quest'anno c'è comunque più traffico e la gente, nonostante i divieti, si muove di più. Intanto i carabinieri di Brescia del comando provinciale stanno anche cercando di far luce sull'inquietante episodio che questo sabato ha interessato il centro anti-Covid di via Morelli a Brescia. Dopo l'attentato incendiario le indagini si concentrano sul mondo dei Novax e sull'area anarchica. Al lavoro ci sono la procura di Brescia ed il magistrato dell'antiterrorismo Francesco Carlo Milanesi. Il lancio di due molotov all'alba di sabato contro il centro no Covid ha infatti, come detto, tutto il sapore di un attentato. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli inquirenti pare siano al lavoro per cercare di dare un volto ad un uomo ripreso proprio dai sistemi di videosorveglianza installati in strada. Nelle registrazioni si vedrebbe subito dopo il lancio delle due bottiglie incendiarie un uomo che scappa a piedi verso il lato opposto della struttura. Le indagini puntano a capire se vi fosse anche un complice che lo stava aspettando. Intanto a presidiare il centro di via Morelli è arrivato per decisione del prefetto l'esercito. Il fatto, come già detto nelle scorse edizioni del nostro telegiornale, ha destato l'indignazione della società civile e del mondo politico.